questa volta partiamo da molto lontano, perché noi in Italia, in Europa, siamo abituati ad affrontare il destino in maniera molto razionale rispetto ad altri luoghi del nostro pianeta. Ci siamo accorti che in un paese molto evoluto sotto certi aspetti, ma ancora legato a tradizioni antiche come l'India, c'è qualcosa che valeva la pena di essere approfondito. Siamo per parlare di una unica biblioteca. Una biblioteca unica perché? Perché non è composta da libri, ma da piccole e sottili foglie di palma. Cosa c'è su queste foglie? Ci sono delle scritte fatte da antichissimi uomini che hanno scritto in una lontana lingua, il sanscrito, il destino di altri uomini. Com'è possibile? Non sapevamo trovare una risposta e per questo siamo andati fino in India, a Chennai, l'antica Madras, per capire se questa credenza, questa tradizione potesse avere qualcosa di sorprendente. Siamo arrivati in questo luogo, siamo entrati in un tempio, siamo stati accolti, ne siamo contenti e poi una sorpresa. Una persona che era venuta con noi, un nostro collaboratore, uno degli autori di Voyager, ha trovato la sua foglia del destino. Guardate cosa è successo. Un sogno antico quanto l'uomo, forse il più temuto, ma sicuramente uno tra i più affascinanti: conoscere il proprio futuro. È possibile che il nostro destino sia già scritto? Esiste un luogo in cui il destino delle persone sembra sia stato effettivamente scritto su delle antichissime foglie di palma. In India, il paese spirituale per eccellenza, esiste un incredibile archivio in cui sarebbe contenuta la storia passata, presente e futura di molti esseri umani. Queste informazioni sarebbero custodite in decine di migliaia di foglie di palma, scritte oltre 2000 anni fa in sanscrito, l'antica e sacra lingua indiana, da saggi illuminati. Scoprire il proprio destino, leggere il proprio futuro, sembra impossibile. Eppure qualcosa del genere si verifica qui nel sud dell'India, dove arrivano centinaia di migliaia di persone ogni anno. Il destino di ognuno sembra scritto su alcune antiche foglie di palma, custodite con molta attenzione. È una tradizione antica che stiamo per rivelare insieme di fronte alle telecamere di Voyager. Una tradizione lontana dalla nostra cultura, ma che va rispettata, come vanno rispettate le storie che arrivano da lontano. Chi ha scritto queste foglie di palma? Come vengono lette? Entreremo in un mondo magico insieme per vedere cosa possono raccontare le cosiddette foglie del destino. Non si conosce con esattezza la data in cui ebbe origine la Nadi Shastra, l'antico culto degli oracoli indiani. Tuttavia si sa che le foglie di palma sono state scritte da alcuni veggenti migliaia di anni fa. Nel passato indiano esistevano i rishi, saggi di discendenza divina, che avrebbero ricevuto il dono degli antichi testi sacri indiani chiamati Veda, con il compito di trasmetterli agli uomini. Si dice che infiniti siano i Veda e che la loro origine non sia umana. Sulle foglie di palma i rishi avrebbero rivelato importanti conoscenze astrologiche e scientifiche, ma non solo, avrebbero addirittura scritto il destino di ogni individuo nato sul nostro pianeta. Come questi preziosi manoscritti siano stati tramandati nei secoli resta un mistero. Si sa tuttavia che la conservazione delle foglie di palma e la traduzione dalla lingua sanscrita a quella tamil sono state realizzate in grande misura durante il regno dei Raja di Tanjore, circa 1000 anni fa. Ma cosa sarebbe rimasto di questi antichissimi documenti? Dopo studi siamo arrivati a scoprire che sono stati conservati in un'antichissima biblioteca, una delle più antiche di tutta l'Asia, e lì si sono preservati dal logorio del tempo. Stiamo per intervistare chi le ha tenute con tanto amore, un custode realmente speciale, un principe. In India, chiunque erediti una responsabilità sociale o dei doveri familiari
non può rifiutare di farsene carico. Serfo G collezionò moltissimi manoscritti che sono tuttora conservati nella nostra biblioteca. Egli li fece copiare uno per uno per portarli poi qui a Tangiavur. Il suo obiettivo era diffondere il più possibile nella società tutta la conoscenza di cui veniva in possesso. E questo è lo spirito con cui la Sarasvati Mahal Library viene portata avanti ancora oggi. In questa biblioteca abbiamo 49.000 manoscritti in lingua sanscrita, marathi, telugu e tamil. Questi manoscritti sono in forma cartacea e su foglie di palma. I manoscritti sono conservati in scaffali di legno e due volte l'anno li tiriamo fuori per le pulizie, mentre ogni 6 anni applichiamo l'olio di protezione. Queste sono le cose importanti per preservare le foglie di palma. Ecco, questo invece è il modo in cui scrivevano. È una tecnica d'incisione dopo la quale venivano applicati un unguento vegetale e del succo di limone per rendere le lettere leggibili e chiare. Le foglie del destino non sono nate per essere dedicate ad un popolo, ad una nazione, sono per tutti. Esiste un luogo dove più forte è questa tradizione, proprio vicino a dove ci troviamo adesso. Siamo a Vaidesvarankoil. In questo piccolo villaggio del Tamil Nadu, le profezie della Naadi Shastra continuano ad essere per molti una fonte di conoscenza del proprio destino. È qui, infatti, che ogni anno migliaia di persone vengono alla ricerca della propria foglia. Si dice che chi è destinato a conoscere il proprio futuro raggiunga questo luogo proprio nel momento della vita in cui ne ha bisogno. Al centro del villaggio, il tempio dalle acque curative dedicato a Shiva rende tutta l'atmosfera ancora più misteriosa. Se pensi che quello che hai tra le mani sia una pietra, allora è una pietra. Se pensi che sia Dio, allora è Dio. Solo la fede dà fiducia e gioia nella vita. La felicità non si ottiene attraverso oggetti materiali, denaro o diamanti. La felicità è poter seguire le indicazioni dei saggi. I Naadi Reader, così vengono chiamati i lettori delle foglie, non sono veri e propri astrologi o veggenti, bensì semplici lettori e decifratori delle informazioni contenute nelle foglie di palma. Il loro talento è saper decodificare gli antichi manoscritti. Sarebbero solo quindi dei lettori in grado di interpretare degli scritti che arrivano da molto molto lontano. Ma noi vogliamo capire come funziona tutto questo. Siamo venuti nella periferia di Chennai, dove c'è un luogo frequentato da migliaia di persone ogni anno, persone che vengono qui per scoprire il destino. Vogliamo vedere con i nostri occhi e capire come funziona. Per questo un nostro strettissimo collaboratore, ciao Giulio, si sottoporrà alla lettura delle foglie. Scopriremo insieme di che cosa si tratta. Andiamo. Ma tutto comincia con una cerimonia, una vera e propria piccola cerimonia per aprire l'archivio dove sono contenute le foglie. Assisteremo insieme a questo rito. Prego. Per prima cosa si lascia l'impronta del pollice. Which country from you are?
È iniziato un lungo percorso che seguiremo passo passo fino all'epilogo sorprendente. Intanto ascoltiamo una testimonianza importante e attendibile in quanto rilasciata da un esponente del Parlamento indiano. L'irrazionalità esiste solo quando non si riesce a comprendere qualcosa. Quello che reputi irrazionale oggi diventa razionale domani. Le cose diventano logiche quando si riesce a comprenderle. La mia personale esperienza del Nadi Shastra mi ha dato molta fede nell'argomento. Quando andavo a scuola da ragazzo, mio padre mi portò in un villaggio chiamato Vaitesvarankoil, un posto in cui ci sono tantissime foglie di palma. A quei tempi voleva sapere che tipo di professione avrei intrapreso nella vita. Lui era un medico e voleva che anch'io diventassi medico come lui. Quindi mi accompagnò da uno degli esperti di lettura delle foglie. Fu molto contento perché mi fu rivelato che anch'io sarei diventato medico, anche se poi negli anni la cosa non è avvenuta nel modo previsto. Sono entrato comunque nel mondo professionale della medicina, diventando però farmacista e chimico. Si sono avverate anche tante altre cose. Per esempio, a un certo punto misi su un'impresa, ma nelle predizioni c'era che sarei diventato un politico, cosa che io non avevo mai neanche pensato. Eppure avvenne. E avvenne anche che diventai membro del Senato del Tamil Nadu, come predetto. Era tutto scritto nella mia foglia. In India esistono migliaia di foglie, ma come si fa a trovare quella giusta? Prendiamo l'impronta del pollice destro all'uomo e del sinistro alla donna. Esistono 108 categorie di impronte, che hanno forme e nomi diversi. Le impronte sono classificate in cataloghi, come in una normale biblioteca o nell'archivio di un ufficio. Il nome del tipo di impronta è scritto su ogni foglia. Ogni foglia contiene informazioni sulla vita della persona. Il suo nome, quello dei genitori, dei fratelli, delle sorelle e il tipo di lavoro. Se tutte queste informazioni corrispondono, noi consideriamo che la foglia sia quella giusta. Quando si dice che già 5.000 anni fa, 3.000 anni fa, tutti i destini erano già prefissati, non è possibile, insomma, questo si scontra col principio di indeterminazione. Però se noi abbiamo 108 categorie, quante sono, è un altro discorso, è molto più bello perché si lasciano aperte delle possibilità. Finalmente, dopo una lunga attesa, Giulio viene chiamato a incontrare il lettore. Ora scopriremo se tra le foglie selezionate c'è anche la sua. Tua madre si chiama Andrea? No. Tu ti chiami Richard? No. Tuo padre si chiama Peter? No. Tu hai detto no, quindi questa non è la tua foglia. Adesso iniziamo il processo di eliminazione per trovare la foglia giusta. Perfetto. Tu hai più di 33 anni. Sì. Ora ne hai 35. No. Tuo fratello studia. Se studia? Sì. Tua madre vive con te. No.
ma potrebbe esserci un collegamento tra la Naadi Shastra e l'esistenza di universi paralleli ipotizzata da alcuni scienziati occidentali. Nei tempi antichi si diceva che l'Avatar, il signore Krishna, fosse in più luoghi contemporaneamente e che anche i Rishi potessero essere in posti diversi nello stesso momento. Se pensiamo all'atomo, infatti, come materia ed energia, è qui e poi lì, si sposta, va e viene. Nella letteratura hindu si racconta che esistono molti universi e che quello in cui noi viviamo non è l'unico. Le Shastra hindu parlano di 9 o 10 dimensioni e oggi la teoria del multiverso sostiene proprio che ne esistano almeno 10 o 11. Ma c'è ancora molta strada da fare. Questo mistero indiano attende delle risposte. Tu non vivi nella tua città natale? Vivi in un'altra città? Vuoi sapere dove abito? Non vivi più nella tua città natale? No. Vivi nella tua città natale? Sì. Questo allora non va bene. Tuo fratello lavora? No. Tuo padre ha problemi di cuore? No. Un no dietro l'altro. Sembra proprio che per Giulio non esista qui in India la sua foglia del destino. Quando all'improvviso succede qualcosa. Domenico. Domenico? Come? Padre, il nome è Domenico. Sì, Domenico. Domenico? Sì. Dorotea, la madre. Dorotea. 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 Sì, mia madre. Galio, il nome? Galio è il tuo nome? Giulio? Sì. Giulio. All'improvviso, in questa cantilena ipnotica, il Nadi Reader ha iniziato a fare dei nomi per lui quasi impronunciabili, come Domenico o Dorotea, che sono i nomi dei miei genitori. E lì tutto si ferma, perché cosa sta succedendo? Sei nato nel mese di luglio? Sì. Hai studiato materie scientifiche? Sì. Com'è possibile che questa profezia scritta migliaia di anni fa su queste foglie di palma possa riguardare me oggi, nel 2011? Allora, questa è la tua foglia. Ti sembra giusta? Sì. Corrisponde alla tua vita? Sì. Il nome di tuo padre? La pronuncia potrebbe anche non essere giusta, ma per il resto corrisponde? Ora che la foglia è stata trovata, scriveremo tutto in inglese e in tamil. Si dice sempre che in India ci si va per trovare se stessi. Ecco, io sicuramente non sono andato per trovare me stesso, però è come se me stesso avesse bussato a me. È arrivato il momento della verità. Giulio, sei emozionato? Un po'. Bocca al lupo, vi lascio. Allora, siamo pronti, Giulio? Sì. Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayanaya. Da questo luogo registriamo la prima previsione del saggio Agastyar per Giulio. Along these
Al momento della tua nascita, i pianeti avevano un'ottima posizione. Tu sei nato come primogenito sotto una buona stella. E adesso le telecamere di Voyager devono spegnersi per motivi di privacy. Nelle quasi due ore di questa lunga profezia, quello che succede è che il Nadir Reader ti spiega ciò che è scritto sulla foglia, e nel mio caso erano indicazioni e profezie su tutto quello che sarebbe stata la mia vita da qua ai prossimi 30 anni, scandita quasi anno per anno. Al suo interno ci sono cose molto belle, come il successo, la fortuna, la capacità di aiutare gli altri. D'altra parte sono anche cose molto brutte, lutti, malattie, perdite. Come spiegano qui i veggenti, in realtà è come se io avessi un sacco pieno di 1.000 rupie in monete e l'aver incontrato la mia profezia me lo cambiasse in un'unica banconota da 1.000 rupie. Il valore della mia esperienza non cambierà nel futuro, ma sicuramente sarà molto più leggero. Un filo misterioso sembra forse esistere e sembra voler unire gli antichi veggenti con i ricercatori di ogni tempo, come una voce sottile che, persa nel caos dei nostri giorni, riesce a riemergere proprio nella lettura cantilenante di vecchissime foglie di palma. C'è chi pensa sia la prova di un sapere antico e dimenticato. Storia, leggenda, a cosa credere, a cosa non credere. Abbiamo fatto realmente un viaggio sorprendente. Uomini antichi che scrivevano su foglie di palma il nostro futuro. Una cosa però è rimasta nei nostri cuori e nelle nostre menti. L'India, vediamo il suo simbolo qui, l'elefante, è una terra in piena evoluzione, ma che ha ancora qualcosa da rivelarci, i suoi segreti.